Ciao ragazzi, super bentornati sul mio canale. Io sono Cecilia di fashionalitalia.com e corsodicucinapercani.it e in questo video, opla! Io ed Ellie vogliamo parlarvi di qualcosa di veramente interessante, ovvero se anche voi avete una passione per gli animali, quali sono i tipi di lavori che potreste fare per dare sfogo a questa vostra passione? Perché secondo me, quando si sceglie il lavoro da fare, bisogna che sia qualcosa che venga dal cuore, che venga fatta veramente con gioia, perché ragazzi, fare tutti i giorni lo stesso lavoro, se non mi piace, non è il massimo. Certo, molti sono costretti per motivi magari economici o di altra natura a fare un lavoro che non è proprio il top per loro. Però sicuramente se potessero scegliere, sceglierebbero qualcosa che realmente riesca a prenderli e a coinvolgerli, insomma. Io sono abbastanza creativa, ve l'ho detto in tanti video, e così ho iniziato un po' per gioco e per passione con il canale YouTube, scrivendo anche il mio blog Fashion Dog Italia, e poi è nata tutta la storia del corso di cucina per cani, che mi ha attratta tantissimo. L'idea di poter cucinare dei pasti sani per la mia peluscina mi ha subito appunto attratta. Quindi andiamo a vedere insieme quali sono i possibili sbocchi lavorativi nel mondo dei quattro zampe. Se semplicemente cercate un lavoretto così che vi impegni e vi faccia guadagnare qualche soldo mentre ancora state studiando, magari all'università, potete scegliere di proporvi come dog sitter, ad esempio, e quindi occupare le vostre domeniche, i vostri sabati, non so, l'intero weekend magari badando a un cagnolino. Questa sarebbe un'ottima attività se siete degli amanti dei cani e se i vostri genitori non vogliono prendere un cane fisso a casa, e quindi potete proporvi di andare voi stessi a badare al cane a casa della persona. E ovviamente prima, mi raccomando, prendete informazioni su queste persone, non andate a casa di chiunque. Oppure potete proporvi per delle passeggiate al parco, o ancora se i vostri genitori accettano di tenere per qualche ora magari dei cagnolini a casa vostra, potete badare a loro nella vostra stanza e fare così anche un po' di pratica. Questa è la prima cosa che veramente potete fare se amate gli animali e se state studiando. Oppure anche se fate un lavoro part-time non troppo impegnativo che vi lascia del tempo da poter dedicare agli animali. Una seconda opportunità è lavorare come addestratore cinofilo, e questa è sicuramente un'attività veramente bellissima. Mi piacerebbe tanto seguire un corso dell'ENCI, un corso veramente ben strutturato. Io ne ho seguito uno in americano, non qui in Italia, e anche questo con tipologie magari di addestramento particolari. Quindi bisognerà sceglierne uno idoneo al posto in cui vi trovate. Se volete lavorare in Italia, appunto, vi consiglio quelli dell'ENCI, che sono quelli appunto ufficiali riconosciuti in Italia. E sarà un lavoro bellissimo perché vi mette sempre a contatto con i quattro zampe, riuscirete a creare un legame fortissimo con loro e capirete veramente appieno il linguaggio del cane e vi riuscirete a rapportare sempre nel modo corretto col vostro animale o comunque appunto con gli animali degli altri che addestrerete. Cos'altro? Potete fare anche i tolettatori, ovvero spesse volte si vede nei negozi di animali la figura appunto del tolettatore, quindi occuparvi del beauty care dei quattro zampe, e quindi tutto ciò che concerne lavare il cane, pettinarlo, fare delle acconciature magari anche particolari a volte. Anche questo è un lavoro creativo che vi metterà a contatto con i cani.
Poi ovviamente il lavoro amato dai bambini, ovvero fare il veterinario. Questo lavoro è davvero bellissimo, certo dovrete lavorare duro, studiare tanto all'università, però poi sicuramente avrete le vostre gratificazioni perché il veterinario appunto ha una grande conoscenza del corpo dell'animale, di come funziona e di cosa bisogna fare per aiutarlo. Quindi aiutare i cani che soffrono è sicuramente qualcosa di bellissimo che vi darà tantissimo a livello emotivo, quindi super consigliato come lavoro per chi ama i cani. Oppure ancora potete pensare di aprire uno shop per animali e quindi vendere prodotti per cani, sia per l'abbigliamento che accessori magari, cibo, un po' di tutto insomma quello che si trova nei pet shop, o cercare di realizzare un negozio un po' più di nicchia, ma che comunque vi permetta di stare sempre a contatto con i cani e i padroni dei cani che appunto verranno per acquistare questi prodotti. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di zampare un like, iscrivervi al canale e poi di condividerlo sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie e al prossimo video da Cici ed Ellie che scorrazza qui intorno con la palla mentre io filmo il video. Ciao!